parliamo del metodo Windebanker. Che cos'è Windebanker? È un metodo che è stato pensato per cercare di dare una risposta alle piccole e alle medie imprese italiane, ma soprattutto al mercato delle micro e piccole imprese. Questo perché? Perché probabilmente le medie e le grandi imprese hanno delle strutture organizzative molto evolute, nelle quali sicuramente molte delle cose che noi possiamo dire sono già note, ma così non è su tutto il mercato delle imprese. Oggi si pensa che il sistema dei rating sia qualcosa di assolutamente oggettivo, qualcosa che ha tolto qualsiasi tipo di discrezionalità all'interno del mercato del credito. Questo è vero soltanto in parte. I sistemi di comunicazione, di informazione, stanno facendo molta confusione. Perché? Perché stanno dando una serie di informazioni come se Basilea avesse cambiato il modo di fare banca. In realtà le banche continuano esattamente come da alcune centinaia di anni stanno facendo il mestiere del banchiere. Io ho visto recentemente una serie di filmati, di presentazioni, all'interno delle quali si fa molta confusione sul ruolo delle banche, ma anche sul ruolo delle imprese, cioè si paragonano per esempio in servizi di informazione l'artigiano da 2 dipendenti con l'impresa da 80 milioni di fatturato. Ma cosa c'entrano l'uno con l'altro? Si parla un momento di una piccola azienda commerciale che produce sul mercato domestico e il minuto dopo si fa vedere un'impresa che magari è una multinazionale con sedi in Cina piuttosto che in Brasile. Ma cosa c'entrano queste cose? Ma veramente si pensa che il mercato del credito possa andare bene per l'uno e per l'altro? Questo è folle. Nell'ambito di questa disinformazione passa quindi il messaggio che di queste 4 tipologie di imprese che vi ho raccontato si stia parlando dello stesso argomento: ottenere il credito. Ebbene, secondo me non è lo stesso campo del gioco, non è lo stesso campionato, non è nemmeno lo stesso sport. Stiamo confrontando la pallanuoto con il calcio, il baseball con la pallacanestro. Sì, sono degli sport, ma sono degli sport differenti. Allora, se partiamo da queste considerazioni, dobbiamo prima capire a chi ci rivolgiamo. Allora, noi ci rivolgiamo non ai privati, ma alle imprese. Ma le imprese non sono tutte uguali, come dicevo. Il metodo non è un metodo che può andare bene alle multinazionali e neanche al large corporate, alle grandi imprese, a coloro che hanno delle esigenze finanziarie completamente diverse, di finanza strutturata, di operazioni in pool. Quello non è il mondo che affrontiamo noi e non è nemmeno il mondo della impresa, come dire, che ha dei problemi bilancio gravissimi, cioè se un'impresa è in fase di liquidazione, di concordato, non è certamente un'impresa che in questo momento è adatta al nostro mondo. Noi ci rivolgiamo al mercato dell'impresa italiana, si dice sempre, io sono 20 anni che sento dei convegni in cui si parla nel mondo politico soprattutto, ho vissuto dei convegni in cui continuamente parlavano di PMI, coloro che usano l'inglese dicono SMEs, Small and Medium Enterprises. Ma che cosa sono queste piccole e medie imprese? Ma veramente vogliamo dire che il mercato italiano è fatto di piccole e medie imprese? Ma dove? Ma conoscete le definizioni giuridiche? Il mercato italiano è fatto al 95% di micro e piccole imprese, cioè imprese fino a 10 dipendenti e imprese dai 10 ai 50 dipendenti. Questo è il mercato italiano nella stragrande maggioranza dei numeri. Allora, a questo mercato bisogna parlare prima di tutto, non in inglese, ma cercando di farsi capire, ma neanche in greco, neanche in latino, cioè cerchiamo di parlare l'italiano e di dire le cose come stanno. Secondo, il nostro metodo non è un metodo che parla un linguaggio accademico, abbiamo fatto abbastanza accademia su queste questioni, cerchiamo di parlare di cose pratiche, non è un metodo che usa il linguaggio della politica, insomma i mondi che ho conosciuto non sono quelli che sto cercando di mettere a disposizione delle imprese e non è nemmeno il mondo dei convegni, non è nemmeno il mondo delle conferenze. Questi 3 mondi, il mondo della professione dedicata agli addetti ai lavori, il mondo della politica, il mondo dell'accademia, sono 3 mondi che usano un linguaggio per iniziati, cioè un linguaggio che è di tipo esclusivo, mentre invece il nostro metodo vuole cercare di essere inclusivo. In pratica, che cosa vogliamo fare? Vogliamo raccontare che cosa nella pratica succede nella negoziazione tra banca ed impresa. Abbiamo
abbiamo cercato di codificare i casi che abbiamo visto, professionali, e cerchiamo di dare delle risposte che si basano sullo studio della finanza aziendale e sulla sua applicazione nel mercato pratico, che non è quello anglosassone da cui tutto è nato, ma è quello italiano, che ha delle caratteristiche molto, molto particolari.